Ragazzi, buongiorno, con il sole oggi vi faccio il video su un foglio volantino, spero che vi interessi, sarà un vlog. Pan carne 50 centesimi, dal 20 al 26 il volantino, tortelloni 1 euro, li ho comprati ma costavano 95 centesimi, il prosciutto costava 1,75 euro, quando l'ho comprato io mai finito, adesso costa 2 euro. Peluche mascotte di Natale del Lidl, poi ci sono gli yogurt, questo qua non li ho comprati, i tagliolini magari li ricompro, cioccolato al latte no. Formaggio spalmabile, le spugne queste qua, i würstel non li compro, basilico ce l'ho già congelato, la mortadella 1 euro, però il peperoncino non mi piace, sugo di pomodoro, vedi 700 grammi, è troppo grosso. Poi minestrone lo faccio in casa, crostata, crunchy muesli 2 euro, vorrei comprarlo. Snack, cornetti di mais con arachidi, ma anche no, mi fanno male, almeno roba natalizia. Tazze, tazzine, decorazioni, natalizie, col sole non so cosa vedete, da appendere. Questo qui è carino, scaldamani, due pezzi, 2,50 euro, se lo trovassi da regalare sarebbe bello. Le formine natalizie, gli angioletti, questo qui l'ho comprato col Babbo Natale, non ve l'ho fatto vedere nel video spese. Comunque, vabbè, un euro, tante cose, 1 euro, piccoli prezzi, grandi offerte. Per le finestre, questo qua bellissimo, 2,50 euro. Poi, tante cose, Italia ti amo, soufflé, maionese, ricotta, tartufo e pepe nero, deluxe. Deluxe Magico Natale, Deluxe, Deluxe, 4,49 euro, selezione di tè e infusi da regalare, ok, fettuccine, salmone, voilà, poi il torrone che ho comprato io, 1,69 euro, forse l'ho pagato 1,79 euro, ma non mi ricordo, torta sbrisolona non mi piace, l'ho già comprata, con le tessere, cioè con le tessere, con la tessera Lidl Plus, c'è cioè il gelato cornetto ma non mi piace, con la panna. Sushi box l'ho già comprato, petto di pollo, c'è il pane, 65 centesimi, roba natalizia, marzapane, questo qui frutta, buonissimo, mi piace tantissimo, torrone morbido, biscotti di pan di zenzero, di Natale, panettone, pandoro, percorso degustazione, grana padano, pepitas, sperlare, questo qui l'avevo già comprato, 8,99 euro della Milka, fondente l'ho comprato anch'io, forse l'ho pagato di più o di meno, non mi ricordo il prezzo. Melodie di Natale, confezioni natalizie, pomodori, il cavolo, frutta e verdura, le arance, i broccoli fanno bene alla ricerca, 1,75 euro. Carne macinata, insalata di mare, pesce, tramezzino di carne suina farcito, petto di pollo, mi sembra che l'ho comprato il petto di pollo. La pasta 45 centesimi, Ringo, i sofficini non li voglio più comprare, li voglio fare in casa se riesco a farli. Olio di semi di mais, intervallo salva slip, le ricottine le ho comprate. La pizza, sì, focaccia, pesto e pomodorini, il riso arborio 1,89 euro, i würstel non li compro più, tonno 3,29 euro a Rio Mare, però al naturale non mi piace, costa caro 3,29 euro. La birra non la compro, altri cibi, Italia ti amo, pane Carasau, olive Leccino, condimenti Spray, Culor Jones, savoiardi sardi, gelato al latte di bufala, carciofini alla romana, vino bianco, vino rosso. Focaccia ripiena, la pizza, gli arancini li ho già comprati, sono molto buoni. Di altro non ho provato niente. Le uova, i cavolfiori non so, li ho messo il punto interrogativo, non so se comprarli surgelati. Questo qui l'aveva fatto vedere Sara Costantini su Instagram, che è il dupe di un prodotto di marca che adesso mi sfugge, forse Dove, detergente intimo. Seitan Bio 2,29 euro. I fiori, se voi avete il pollice verde, io non ce l'ho. Tanti fiori, la stella di Natale, grande, piccola, l'avevo già regalata un paio di volte per Natale. Black Weekend, contenitori 6,99 euro, rossi però costano un po' cari, 7 euro un contenitore solo. Piastra per capelli, asciugacapelli, Leamington, roba da lavoro da uomo o anche da donna, volendo, se qualche donna usa questi attrezzi da lavoro. Riempi di magia la tua casa, cose natalizie, proiettore laser. Set palline natalizie, queste qua dovevano costare 5,99 euro perché c'è scritto 11 euro. 11 euro è quella grande che ho comprato io. Cose natalizie per i bambini, vestiti, tuta per bambini, fluorescente, maglia fluorescente, calze, leggings da donna, li avevo comprati anch'io. Vestito natalizio da donna, felpe da bambini, peluche, anche per i cani, cappottino 5,99 euro. Pullover natalizio per i bambini se avete figli, calze termiche da bambini, vedete, da uomo anche, natalizie. Ottima idea regalo, sia per donne che per uomini, calze natalizie, antiscivolo, trapunta termica 20 euro, con le righe, con i quadretti. Con questo sole io spero che vediate bene, ma faccio fatica a vedere io. Lenzuola con angoli in pile, l'ultima pagina, mi interesserebbero
dal 24 al 26, spero di caricarlo prima del 26 novembre questo video. Banane 95 centesimi, il pesto lo faccio in casa, la mozzarella no, 3,99 €, mandorle non mi interessano, 1,29 €, non penso che mi interessino, bresaola questa qui la voglio comprare e magari anche la salsiccia di suino, adesso vediamo, anche se ho la macelleria vicino a casa. Però. Voglio tornare al Lidl prima che finiscano le offerte per trovare quelle candele. Tendenze invernali, visto, ho visto il video da Sara Costantini. Allora, cappello grosso, tipo russo, vi faccio una foto, vi lascio una foto a fine video. I collan colorati rossi, bianchi e bordeaux vanno di moda. La gonna lunga nera, soprattutto in similpelle. La gonna midi al ginocchio, lunghezza al ginocchio. Total look in pelle o similpelle, quindi cappello magari nero, giacca di pelle, chiodo nero, pantaloni magari in finta pelle, similpelle neri, gli stivali neri anche non in finta pelle, comunque total black nero. Se qualche pezzo è in similpelle, ancora meglio, quello va di moda. Le sciarpe lunghe, rosse, soprattutto rosse, ma di tutti i colori. Sciarpa lunga, ma più lunga davanti e più corta sulla spalla. Quindi la parte davanti appoggiata sulla spalla, sul collo, insomma, più lunga davanti, più corta dietro, sulla spalla, sulla schiena, più corta. Spesse, grosse, e sciarpe grosse. Piumini enormi, quindi oversize, di tutti i colori, grigi, neri, marroni, bianchi. Tipo omino Michelin. Pellicce sintetiche, ovviamente sintetiche, chiare oppure marroni, marrone scuro, marrone così, marrone cioccolato oppure leopardate, le vedremo tantissimo nei negozi e in giro. Poi calzini corti o parigine da usare con mocassini, ballerine o slim bag, un paio di scarpe si chiamano slim bag. Calzini appunto corti e parigine. In bella vista, da usare tipo con le ballerine, con i mocassini, con una gonna, un pantaloncino corto, magari un collan lungo ma sottile, color carne, e poi mettete le parigine sopra, così si vedono. Pantaloni blazer vintage, presi dall'armadio dei nostri nonni. Bisogna andare ad aprire gli armadi dei nostri nonni e vedere di mettere e indossare le cose che andavano di moda all'epoca dei nostri nonni. Quello ho capito guardando il video da Sara Costantini. Bravissima Sara, veramente fa dei video stupendi. Io non sono molto brava a fare video tendenze, spero che vi interessi questo video. Vi faccio anche sapere che ci sono dei dupe al Lidl. Ho visto sempre questo video da Sara Costantini su Instagram. Torsi e Natur del Lidl, detergente intimo, con malva e menta biologica è uguale al detergente intimo della Cilli, quindi provate. Andate a vederlo, magari l'avete già comprato, fatemi sapere se lo conoscevate questo dupe. Poi la crema corpo vegan di Equilibra è uguale, molto simile, facsimile, dupe della crema corpo See & Nature Rotonda. Il mascara Volume Lash dell'Idol See & Packaging blu, azzurro, è simile al Lash Sensational di Maybelline. Balbetto, questa qui è la mega candela che ho comprato all'Idol, 11,99 €. Gigantesca, è un po' costosa, ma magari potete anche regalarla per Natale. C'è la protezione qua, pericolo, pericolo. Ha un profumo da spenta, mamma mia, è enorme. Ah, c'è lo stoppino di legno, che figo, come quella del Penny che avevo comprato. Quelle del Penny erano enormi, ma erano alte. Questa qui è rotonda, c'è anche rettangolare come coperchio, come contenitore. E vi farò sapere se anche l'accesa profuma, speriamo. A presto, ragazzi.